Buonasera amiche e amici di Eleven Sports, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto al Palavis. Nemmeno 48 ore dopo il successo all'ultimo secondo, una vittoria pirotecnica contro il Cassano Magnago, il Pressano Cassa di Trento torna tra le mura amiche per affrontare nel recupero della 15ª giornata del girone d'andata la Banca Popolare Fondi, galvanizzata dal successo di sabato scorso, raccolta al Pala Sport di Fondi contro un Fasano 25-22, un risultato perentorio che in realtà è anche bugiardo, visto che i pontini hanno dominato l'intero match, addirittura in vantaggio di 6 reti, fino a quando nel finale il Fasano, gli osbuiesi, non hanno rosicchiato il punteggio. Due squadre che arrivano da due successi vitali, due squadre che sono agli antipodi della classifica, il Pressano che è lì, che vuole risalire, che punta al terzo posto, piazza attualmente occupata dal Siena, mentre il Fondi che punta alla salvezza e farà di tutto per strappare con il coltello fra i denti due punti. Qui al mio fianco, al commento tecnico, Francesco De Vigili. Francesco, cosa deve temere il Pressano degli ospiti? Cosa devono fare i rosso-blu per cercare di portare a casa due punti importantissimi? Innanzitutto buona serata a tutti e buona partita di pallamano al popolo giallo-nero e agli amici di Fondi. Il Pressano cosa deve temere? Deve temere l'ultima vittoria col Cassano. Ha galvanizzato l'ambiente, sono tutti molto carichi e questo può certe volte ritorcersi contro la concentrazione per affrontare questa partita. Partita non facile, lo dico già dall'inizio, molto difficile a livello mentale secondo me, perché il Fondi viene da una bellissima vittoria casalinga. Sei precedenti tra le due squadre, 4 in Serie A, 2 in Coppa Italia. Tutti successi netti per la pallamano Pressano Cassa di Trento, ad eccezione di un 30-29 conquistato ai rigori in Coppa Italia nel 2014, tra l'altro partita disputata proprio sul parquet amico degli ospiti. 25-25 al termine dei 60 minuti di gioco, poi 5-4 dopo i tiri di rigore e quindi vittoria del Pressano. Pressano che poi è arrivato lì in finale contro il Bolzano, dove hanno avuto la meglio ovviamente il Bolzano, successo poi bissato dal Pressano nel 2018 insieme alla Supercoppa Italiana conquistata contro Fasano. Qui nel frattempo attaccano per primi gli ospiti, prova a inserirsi Arena, giovane prospetto, lui un classe 2003, compagno di squadra nazionale under 18 di Sontacchi e Fadanelli, è forse uno dei maggiori avversari da temere, Francesco? Sì, ci sono parecchi avversari da temere questa sera. Arena senz'altro è una delle più belle prospettive per la pallamano italiana, ma non c'è solo lui. Adesso stavo guardando come ci siamo messi in difesa, abbiamo iniziato con una 6-0 molto, molto aggressiva, a differenza dall'inizio con il, Cassano c'è subito un rigore per il Fondi. È Vulic che si incaricherà della battuta di questo tiro dai 7 metri. Vulic con 77 reti occupa la nona posizione nella top 20 marcatori, è il miglior goleador del Fondi. Qui in realtà il suo tiro, una sorta di pallonetto, termina sui banner pubblicitari al lato della porta difesa da Nicoloizos. Attacca allora adesso il Pressano con Dainese, spinto, recupera la palla dal lago, sempre dal lago, Caparbio contro la difesa, viene fermato molto bene da Arena e da Cascone. Roster del Fondi che in settimana ha inglobato Fernando Marques, proveniente da Leno, formazione di Serie A2, era in prestito dall'Alba di Siracusa, contratto di 18 mesi per lui con i rossoblù. Folgereiter dal lago per Dainese va dritto, fermato da Arena. Riprende allora il gioco con Dainese, lo scambio con Dantino che poi scambia posizione con lo stesso Nicolas Dainese. Dantino per Dallago,
Dainese ancora lui contro Arena e Nestor Pennacchio cerca il passaggio per Capitan Giongo. Sempre Dainese. Dantino scambia posizione, va in doppio pivot, si piazza lì tra Arena e Pennacchio, poi esce fuori e alla fine la rete a firma di Nicolas Dainese per l'1-0. Si sblocca il risultato dopo 3 minuti e 20 secondi, passa in vantaggio il Pressano. Giro palla per i fondani, Vulic per Di Benedetto, arrivato in estate dal River Plate. Ancora Vulic. Scambio di posizione, parte in realtà lo schema del Fondi, attenzione qui, Arena per Vulic, era salito Zanghirati, poi Pennacchio perde palla, riparte in seconda fase subito in contropiede il Pressano che con Dall'Ago trova la seconda rete. 2-0 Pressano dopo 4 minuti e qui subito la risposta prontissima di Ivan Vulic, 78esima rete per lui. Miglior cannoniere degli ospiti. Dantino costruisce adesso il Pressano. Sempre Dantino per Dainese. Affonda adesso il Pressano con Dall'Ago che vede Nicolas Dainese, la botta, non può nulla Voliuvac, la palla sbatte sul palo ma poi si infila in rete ed è subito 3-1 Arena. Pennacchio si riorganizza, il Fondi rallenta un attimo il ritmo, parte la manovra offensiva. Sempre Di Benedetto, esce Cascone per lo schema, poi ritorna alla posizione originale sui 6 metri, ancora Vulic, parte Arena, poi va all'indietro, qui sfondo ravvisato dal direttore di gara, la coppia arbitrale è Bassan Bernardelle. Dall'Ago, Dainese, ancora Dainese, fermato da Vulic. Sono trascorsi i primi 6 minuti di gioco, Francesco, le tue osservazioni? Ma a differenza della partita con Cassano è partito molto bene Nicolas Dainese, molto convinto, 2 tiri, 2 gol, ma molto convinto, molto convincente, cerca già l'1 contro 1, cosa che non faceva contro il Cassano. E le mie preoccupazioni fino adesso non hanno fondamento perché abbiamo iniziato molto bene, molto concentrati, Pascal Dantino sta dando la velocità che aspettavo, ora palla per Giongo al lato, purtroppo perdiamo il pallone. Attacca il Fondi e chiude molto bene Folgereiter. Folgereiter che poi si alterna in difesa con Argentini. Cartellino giallo nel frattempo per Capitan Giongo. Il gioco era fermo perché aveva chiuso molto bene Folgereiter su Pennacchio. Riparte il Fondi. C'è sempre Arena al centro della linea dei terzini. Arena, nel frattempo Pennacchio aveva tagliato, esce Cascone, parte lo stesso schema ma questa volta sul lato inverso, poi Cascone ritorna a posizione originaria, viene cercato da Vulic che poi preferisce passarla a Di Benedetto. Di Benedetto va per Arena, Arena con quanto veramente ritmo va in azione, poi Di Maggio riparte in contropiede, 4-1 per il Pressano. Molto caparbio però Arena, Francesco, si inserisce, cerca sempre di andare al tiro ed è veramente forse il più carico dei suoi al momento, insieme a Vulic ovviamente. Sì, due bei giocatori, tutti e due, molto, molto, si vede che tecnicamente sono molto validi. Devono un po' fare attenzione alle palle perse perché questa sera ho visto che in seconda fase, fino adesso siamo micidiali, devono porre un po' più di attenzione con la palla persa al rientro in difesa. Ma è una bella squadra, si sta muovendo molto bene. Sto vedendo un buon Pressano comunque in difesa, coordinato da Argentina e Nicolas Dainese che chiudono i varchi al centro e questo è già molto.
Ancora Fondi in attacco, Arena pesca Cascone, Loizos con i piedi, fondamentali di superati. Nel frattempo riparte Pressano, fermato Di Maggio da Arena e sospensione questa volta sacrosanta, Francesco, che aveva fermato praticamente Di Maggio involato in rete. Arena, la seconda stagione con i rossoblù, proviene da Latellana. Pascal Dantino contro Voliuvac. Dantino, l'eroe della scorsa partita col Cassano Magnago, ha trovato veramente un angolo nascosto, un pertugio. Questa volta va tranquillo in rete. 5-1 Pressano, allunga la formazione giallonera. Nel frattempo effettua un cambio il Fondi, extra player per ovviare all'inferiorità numerica, entra Miceli al posto di Voliuvac. Miceli, cresciuto nel settore giovanile del Fondi, per lui una stagione a Gaeta. Sempre Di Benedetto, utilizza sempre però la stessa soluzione offensiva il Fondi. Sì, sono un po' fermi, abbiamo preso molto bene le misure al centro della difesa, dicevo prima, e stiamo molto limitando Vulic e Arena fino a questo momento. Vediamo qualche che soluzione ora prende il Fondi, ma li stiamo fermando molto bene fino adesso, e quando non c'è la difesa ci ha pensato Loizos con una splendida parata sul pivot Cascone del Fondi. Organizziamo ancora una 6-0, questa volta un bellissimo tiro da fuori, Giongo non esce a sufficienza e il Fondi leva le castagne dal fuoco e tenta di uscire molto bene da questa inferiorità numerica, rientra il portiere, ora noi attacchiamo. Primo tiro sbagliato da Nicolas Dainese, vediamo di rientrare in difesa, attesa a Marco. Ancora una volta il Pressano subisce rete in superiorità numerica, incredibilmente. E 5-2, ma la palla è per i Fondi dopo il palo colpito da Nicolas Danese. Primo errore della partita per lui. Pennacchio, lo scambio con Vulic, poi per Di Benedetto, Miceli. Esce ancora Cascone. Miceli per Vulic in posizione di terzino destro, ritorna centrale e poi seconda rete consecutiva per il Fondi e ancora una volta la firma è quella di Piero Di Benedetto. 5-3, rosicchia il punteggio la formazione ospite. Arrabbiatissimo mister Fusina in panchina, chiede ai suoi di alzare le braccia in difesa. Sia Di Benedetto che Vulic sanno muoversi molto bene senza palla e questo è proprio da guardare, consiglio ai giovani di guardarli come si muovono senza palla perché è uno spettacolo. Ora con un incrocio rovesciato portiamo alla conclusione Pascal Dantino, una buona soluzione e ora getta via la palla il Fondi. Partita molto veloce. Mi sta impressionando molto positivamente Dantino. Nell'ultima partita non era partito così bene, ma poi l'ultimo quarto d'ora è stato il più lucido, non solo per l'ultimo gol. Col Cassano si è proprio levato le castagne dal fuoco, è andato, ha puntato, ha ottenuto la superiorità numerica, un giocatore ritrovato dall'anno scorso, ma si vedeva già dall'inizio nella prestagione quest'anno. Col cambio di allenatore ha avuto una grandissima fiducia da Fusina, la sta meritando. E come hai detto te, nei momenti più delicati è sempre Pascal Dantino a togliere le castagne dal fuoco. In questo caso sfondo, cambia il possesso. Attenzione Di Benedetto, poi Miceli, cerca Vulic, lo trovo. Ferma il gioco il direttore di gara, non è d'accordo mister Giacinto De Santis. In realtà sono entrambi gli allenatori che
non sono d'accordo con le scelte, addirittura bisticciano perché Fusina fa notare che è sfondo. De Santis non è d'accordo assolutamente con la scelta, però non è d'accordo con la scelta del mister giallo-nero nemmeno l'arbitro, perché la palla è del Fondi. No, la palla giustamente è del Fondi, l'arbitro doveva intervenire prima. Giusto lo sfondamento fischiato a Pascal Dantino, ma il difensore era andato con le due mani in faccia, doveva fischiare prima l'arbitro. Comunque stiamo tranquilli, diamoci tutti una bella calmata, alla fine c'è la palla al Fondi e è stato giusto fermare, bisognava fermare prima l'azione. Ritorna allora il Fondi in attacco, qui Pennacchio finisce addosso ad Argentin. Cascone chiede il passivo del Fressano, alza il braccio l'arbitro, recupera però la palla la formazione di casa con Dallago che riparte subito, e grandissima la parata di Maxim Voliuvac che dice no a Dallago. Fantastico l'intervento dell'estremo difensore ucraino nella scorsa stagione, sempre maglia rosso-blu, ma quella del Sassari. Qui fantastico l'anticipo di Dainese su Cascone, mette la mano, la palla finisce fuori. C'è la sospensione però ai danni di Capitan Giongo. Pressano in inferiorità numerica. Gira la palla allora il Fondi con Arena, Di Benedetto che poi taglia in posizione di pivot, però finisce male il passaggio perché qui perde palla anche il Pressano. Cincischia si lamenta il Pressano per un fallo, riparte però l'azione, ne approfitta sempre Piero Di Benedetto. 6-4. Qui un po' due pasticci in fase di passaggio per entrambe le squadre. Il Fondi però ha recuperato la palla e ancora una volta si è riportato a meno due, Francesco. Sì, era quello che dicevamo, che temevamo all'inizio, cali di concentrazione senz'altro. 3 contro 1 non si può fallire una seconda fase. Già prima Dallago si era fatto ipnotizzare dal portiere, ma questa volta non era proprio colpa di Dallago. Ci siamo mossi molto male senza palla, 3 contro 1, bisogna portarla a casa. Ora palla Di Maggio e il portiere inizia a parare, un grandissimo portiere, già l'anno scorso mi piaceva tantissimo nel Sassari, non abbiamo nessun dubbio che sia un grande portiere. Ora il Pressano ancora in contropiede e questa volta ci sono i 2 minuti giusti per Cascone. Sospensione per Cascone che aveva fermato Dallago. Nel frattempo diversi capovolgimenti di fronte, entrambe le squadre non sono riuscite ad approfittare dei contropiedi. Il Fondi addirittura ha colpito un palo. Riprende quindi il gioco Dainese. Si organizza adesso il Pressano. Ha visto ridursi il vantaggio. Fondi, abbiamo detto già nel pre-gara, lotterà col coltello fra i denti. È entrato Matteo Moser nel frattempo. Pressano che adesso è in superiorità numerica, cerca Dallago, Adriano Di Maggio che era lì all'angolo. Di Maggio che si era fatto ipnotizzare da Voliuvac nella precedente conclusione. Attenzione qui Dallago, trova Di Maggio e rete della Freccia del Sud, 7-4. Cambio attacco difesa per i Fondi, è uscito Ponticella, è entrato Di Benedetto. Nel frattempo ancora una volta extra player, rientra proprio Daniele Ponticella, per lui trasferimento in estate dal Gaeta Sporting Club al Fondi, lui che era capitano dei biancorossi non iscrittisi alla Serie A per problemi logistici perché non avevano una struttura di allenamento in quanto la vecchia struttura geodetica di Via Venezia è stata battuta per far posto al nuovo palazzetto dello sport che sarà pronto a maggio 2021, e speriamo in un ritorno veramente fulmineo della formazione pontina nel campionato di Serie A.
anche per vedere un bel derby tra Gaeta e Fondi, Francesco. Due piazze calde, due piazze che hanno dato veramente spettacolo negli anni. Tra l'altro il Gaeta è anche una delle società più longeve insieme a Bolzano della pallamano italiana. Certo, queste piazze devono ritornare assolutamente per il bene di tutta la pallamano, per il bene di tutta la pallamano italiana è fuori discussione. Spero che riusciate a risolvere il problema quanto prima, perché non si può fare a meno di queste piazze per la pallamano italiana. Ora una buona scalata, parte dal centro Pascal Dantino, molto bravo ancora una volta da Inese ad avere il tempo giusto a fintare l'entrata, a far venire su di lui il primo della difesa, a dar lo spazio a Giongo, lo spazio se l'è preso tutto ed ha infilato il portiere Uliavac. Bene così. Ancora il Fondi in attacco, 8-4, adesso diventa più consistente il vantaggio del Pressano. Sempre parlando di piazze calde, c'è un filo conduttore che lega il Pressano e il Fondi, ossia l'avversario, il Fasano, sconfitto dai rossoblù nella scorsa giornata, che sarà poi il prossimo avversario nell'ultimo recupero del girone d'andata del Pressano. Ne parleremo poi dopo. Nel frattempo Di Maggio riparte, era tutto solo davanti a Voliovac, i direttori di gara però fermano il gioco perché la rimessa non era stata effettuata correttamente. Nel frattempo ha fatto il suo debutto in maglia rossoblù Fernando Marquez col numero 66, nuovo acquisto della Banca Popolare di Fondi. Cosa pensi di questo avversario? Viene dalla Serie A2, è comunque però un cambio in più per i Fondi, che ha una rosa un po' ristretta. Sì, una rosa un po' ristretta, soprattutto questa sera fuori casa. Non penso che sia così nelle partite casalinghe, sappiamo di diversi giocatori che hanno problemi di lavoro, purtroppo li abbiamo anche noi questi problemi, è qui che la pallamano deve crescere, se vogliamo crescere a livello europeo si deve arrivare al professionismo, questa è l'unica strada. Comunque intanto dobbiamo ringraziare questi ragazzi che tutte le sere si allenano e tengono alto il valore della pallamano italiana. Ora grandissima parata di Loizos, siamo arrivati a 3 parate per Loizos e 3 parate per Vuliavac, un bellissimo scontro anche tra portieri. Terza parata per Nico Loizos, lui che nella scorsa partita con un intervento ha detto di no a Fantinato e dato via al contropiede che poi ha sancito la vittoria del Pressano, realizzato da Pascal Dantino, che proprio in questo momento ha palla in mano, viene fermato da Cascone d'Arena. Dantino. Attenzione, dal lago, passaggio non look per Di Maggio, si alza il braccio del passivo. Deve affrettarsi alla conclusione il Pressano, vediamo Dantino per Giongo che vede Folgherater, poi prova tutto solo ad involarsi in porta ma viene fermato dagli arbitri. Fallo in attacco. Cambio possesso con Arena, Vulic, scambiano palla ripetutamente i due terzini fondani, sempre Vulic, chiede palla Marquez per Arena. Ancora si alza Marquez, la palla finisce nelle mani di Nicolas Danese, poi parte dal lago, 9-4, Alessandro dal lago, non si scoraggia fuori, già l'attacco va dal lago, incredibile, smanaccia, poi parte Giongo, vede Di Maggio, traversa, spreca il Pressano, che però è entrato in partita, Zanghirati cerca la soluzione alta, ma non ha fatto i conti con Nico Loizos. Sempre Dantino per Dal Lago. Scambiano qualche parola i due gialloneri. Ovviamente stanno organizzando la manovra offensiva. Controlla il tempo il direttore di gara. 20 minuti e 30 secondi sul tabellone elettronico che segna il 9-4 per i padroni di casa. Dainese, Nicolas Dainese si invola,
fermato ancora una volta straordinariamente da Francesco Cascone, un jolly per i rossoblù sia in attacco che in difesa, anche lui proveniente dal Gaeta. Folgereiter per Dainese, sempre Dainese, vede Folgereiter che nel frattempo esce all'area dei 6 metri, da Lago si alza, trova Dainese, rete! Una rosca fantastica su cui Bolivac non può nulla, 10-4. Dainese che raccoglie gli applausi dei compagni, nel frattempo Giacinto De Santis vuole parlarci su perché ovviamente il passivo si fa un po' pesante, 6 reti di scarto, qui il Fondi a cosa deve ovviare, Francesco? Soprattutto al gioco d'attacco, al gioco d'attacco, alle tante palle perse, sono già 5 le palle perse in attacco dal Fondi. La cosa brutta è che le han perse loro con degli errori tecnici, non per la pressione della nostra difesa, era un po' il problema che avevamo noi un mese fa. Invece dal canto suo mister Fusina predica calma, giusta, pazienza, bisogna dare velocità, cambio di velocità all'attacco, non dobbiamo avere soluzioni personali. Con la calma noi riusciamo a mettere in difficoltà questa difesa, finché la difesa è così dobbiamo cercare le soluzioni semplici, lineari, dando la velocità al nostro attacco e non andare a cercare cose fantasmagoriche. Dobbiamo limitarci alle cose che sappiamo fare e sappiamo fare molto bene. Termina il time out qui nel Kingdom of Bees, il fortino delle api giallo-nere, il loro regno, 6 vittorie su 7 match sinora disputati, l'unica macchia quel 33-24 patito dal Conversano, un successo netto quello dei pugliesi che attualmente occupano la prima posizione in classifica e che sono i favoriti alla vittoria finale del tricolore. Ovviamente potranno provvedere a effettuare gesti scaramantici gli amici pugliesi che stanno seguendo questa partita. 0 i successi in trasferta per la Banca Popolare di Fondi, che ha raccolto tutti i 6 punti sinora conquistati tra le mura amiche del Pala Santa Maria di Fondi. Nel frattempo, fermato il gioco, è stato effettuato un fallo su Daniele Ponticella. Qui Vulic tenta la conclusione alta e a lato, una botta che però non inquadra nemmeno lo specchio della porta. Nel frattempo si porta in avanti ancora una volta il Pressano, che può tentare questa volta la fuga. Dainese, Dantino dal Lago, circola il pallone tra i terzini gialloneri, scambio di posizione tra Dainese e Dantino. Dainese adesso vede Folgereiter, intercetta però il pallone Marquez, qui in realtà la palla era rimbalzata sul piede di Ponticella, continuano però nel contropiede, bellissima la volante, Pennacchio vede Marquez che trova la sua prima rete in rosso-blu, una volante fantastica su cui Loizos non può nulla, è 10-5. Molto bella questa soluzione trovata dal Fondi, il gioco volante tra Pennacchio e Marquez porta il punteggio questa volta sul 10-5, sono 5 le reti da recuperare per il Fondi. Sì, sono 5 le reti, ma noi non dobbiamo guardare quello, dobbiamo attaccare come fa adesso Pascal Dantino, che si mangia letteralmente il difensore del Fondi, lo manda a 2 minuti e conquista un sacrosanto rigore. Li ha questi attacchi, un giocatore forse che ancora non ha espresso pienamente, io lo continuo a ribadire, lui si arrabbia ma io continuo a ribadirlo, avendolo allenato posso dirgli quello che voglio, ancora non si è visto il vero Pascal Dantino, vi assicuro che è un grandissimo giocatore. E questa volta il portiere ipnotizza la nostra freccia del sud. Altro intervento provvidenziale di Volivac su Di Maggio, terzo errore per lui.
Fondi in attacco con Vulic per Di Benedetto. Esce Ponticella. Di Benedetto. Marquez. Dal lago in copertura su Vulic. Allora Marquez cerca la conduzione solitaria, ma la palla esce fuori. Qui dal lago vede Di Maggio. Di Maggio, c'è Dantino solo, ma Di Maggio tira e segna l'11-5. Prova di forza per Adriano Di Maggio. Era marcato, era in caduta, ma ha trovato una rete fantastica. E ancora una volta il Bressano sale a più 6. Consiglia Ivan Vulic, mister De Santis. Di Benedetto. Marquez. Ancora Marquez. Per Ponticella. Scambio con Di Benedetto. Vulic. Trova ancora Di Benedetto. Cambio. Pennacchio. Voljuvac. Cambia anche il possesso con il Bressano che si riporta in attacco. Dainese per Dantino. Si era bevuto tutta la difesa Dainese. Con calma il Bressano per cercare il più 7. Adesso può gestire con molta più tranquillità gli attacchi il Bressano. Allora Dantino per Giongo. Il pallone rimbalza ma poi termina alto. Qui Dantino ha cercato l'anticipo su Ponticella. La palla finisce nelle manone. Qui bellissima la rosca di Pennacchio. Una girella fantastica su cui Loizos non può nulla. Nestor Pennacchio, lui arrivato in estate dal Siracusa, ha un passato anche qui in Trentino Alto Adige perché militava nelle fila del Taufers. Dantino. Parte lo schema del Bressano con Folgereiter che si piazza questa volta nel versante destro. Dainese scaglia una mina che Voljuvac non fa nemmeno in tempo a vedere. 12-6, mancano 4 minuti e 5 secondi al termine del primo tempo, dominato senza particolari patemi dal Bressano, tranne in qualche frangente. Il Fondi si era fatto sotto sul 6-4 dopo il 5-1 iniziale. Poi, di lì in poi, solo una sinfonia giallonera. Attacca il Fondi ancora una volta con Marquez che si alza. Pallone deviato da Argentin e finisce sul fondo. Loizos non l'aveva toccata, quindi si riparte dall'angolo che verrà battuto da Nestor Pennacchio, autore della precedente rete dei Fondani. Qui cerca l'anticipo dal lago, non trova, poi Marquez tutto solo. Si era aperto un buco con la fuoriuscita di Dallago dalla difesa e Marquez si avvia sulla linea di Semerri, fa quel che vuole, c'è una partita libera per lui. 12-7, chiama timeout mister Fusina, vuole forse discutere un po' su questa difesa giallonera, Francesco? Sì, non gli è andata giù l'ultima azione e ha ampiamente ragione, un'uscita sconsiderata e poi basta che sbaglia uno in difesa, se sbaglia uno gli altri successivamente devono coprire il buco, ma con giocatori tecnici così come Marquez non possiamo, noi dobbiamo restare compatti in una 6-0, dobbiamo rischiare sul tiro da fuori, fare come abbiamo fatto i primi 20 minuti, per 10 minuti l'abbiamo fatto molto 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 bene e abbiamo costretto al Fondi anche a perdere diversi palloni, non dobbiamo inventarci altre cose, dobbiamo restare concentrati, non pensare assolutamente che la partita sia finita, un grande sbaglio che non dobbiamo assolutamente fare, non essere assolutamente presuntuosi e cercare di mettere in difficoltà il Fondi dove sappiamo di metterli in difficoltà, senza esagerare in personalismi eccessivi. Ora vediamo se mister Fusina si affida sempre agli stessi 7 giocatori o se inizia a cambiare qualcosa. Tornano in campo le due formazioni per questi ultimi 3 minuti di gioco del primo tempo. Dovrà parlare con i suoi mister De Santis per cercare di
portare almeno in punteggio in parità e poi di lì riaprire la partita. Ovviamente il Presano attacca, chiede di attaccare mister Fusina, 5 contro 5, Di Maggio qui un po' sornione, nel frattempo recupera palla però Dainese, ancora Dainese, cercava Folgheraiter, è stato spinto, quindi fallo, riparte da 9 metri l'azione del Pressano, si alza però il braccio del direttore di gara, attenzione dal lago, cerca Di Maggio, poi Di Maggio la ripassa dal lago. Cambio possesso, Fondi per l'attacco del meno 4, rientra in difesa Argentin. Arena, lo scambio con Di Benedetto, Marquez, ancora Marquez per Arena, Arena, attenzione qui, aveva bruciato i difensori, poi è stato atterrato da Argentin. Ponticella, Arena, adesso la palla passa per le mani di Marquez che cerca la soluzione andando a tirare, murato da Nicolas Danesi e Alessandro Dallago, palla ancora in possesso del Fondi, Fondi che adesso deve concludere, Di Benedetto fermato da un sontuoso Argentin. Arena trova Di Benedetto, adesso Arena, quanta caparbietà per questo ragazzo, quanto entusiasmo, quanta foga, una grinta straordinaria quella di Luigi Arena. Sempre Arena, trova Di Benedetto e la palla viene murata un po' da Argentino, un po' dalle spalle di Ponticella. Ancora dal lago, dal lago, trova Di Maggio e Voliuvac. Vittorioso ancora una volta in questo duello personale con Di Maggio. Poi Pennacchio qui, indeciso, viene atterrato da Dallago ed Argentin, quindi si riparte a 9 metri, Ponticella, Di Benedetto, prolunga l'attacco il Fondi, mancano solamente 20 secondi, cerca il meno 4, nel frattempo Marquez lascia il posto a Vulic, probabilmente sarà lui che si incaricherà del tiro, parte Vulic, si ferma, chiama in realtà lo schema, consiglia d'Arena, guarda il cronometro, 10 secondi, ancora Vulic, è Vulic che quasi sicuramente andrà in rete, invece no, Arena, Arena e gol di Luigi Arena, 4 gol di scarto, separano Pressano e Fondi al termine dei primi 30 minuti di gioco, si ritorna negli spogliatoi sul 12-8, noi vi consigliamo di rimanere su Eleven Sports e non ve ne pentirete, secondo tempo tra Pressano e Fondi tra 10 minuti, sempre qui in diretta su Eleven Sports.
Riprende il match tra Bressano, Cassa di Trento e Banca Popolare di Fondi. Sarà concluso sul 12-8 il primo tempo. Adesso le due squadre volgeranno all'epilogo finale. Bressano in attacco. Dall'ago vede Danese che poi la scarica Giongo, che dall'ala non sbaglia, è subito 13-8. Vulic pronta la risposta, Arena ancora Vulic per Di Benedetto che vede Zanghirati, ma Zanghirati non vede Loizos, scaglia il pallone su di lui. Altro intervento per l'estremo difensore ellenico. Un vero peccato che le tribune siano vuote, Francesco, perché lo spettacolo che quest'anno sta dando la Serie A Beretta è veramente magnifico. Spettacolo che potete godere come Mariolina, Sara e Nicoletta comodamente sul vostro divano di casa, seguendo in esclusiva tutti i match della Serie A Beretta su Eleven Sports. Qui pasticcia il Bressano, recupera palla al fondo, ancora Cascone. Cascone pazienta, quindi passa d'Arena, Vulic, Di Benedetto che si porta in una posizione di centrale, organizza ancora il Fondi, è Di Benedetto a impartire le istruzioni suoi. Di Benedetto, parte ancora Piero Di Benedetto, italo-argentino, Vulic si infrange contro Dainese dall'ago, sfondo. Frattempo Sontacchi, passaggio veramente difficile per Dainese, la palla arriva nelle mani del terzino italo-ungherese che poi subisce fallo, quindi si riparte ancora una volta da Gabriele Sontacchi, classe 2003. Lui una delle tante rivelazioni del settore giovanile giallonero, lanciato in prima squadra da mister Sandro Fusina. Dal lago Di Maggio gli mima qualcosa, vedremo se sarà un altro schema. Attenzione dal lago, Dantino, parte Dainese che poi la ripassa con un battimani veloce a Dantino, attenzione Giongo vede Di Maggio, poi dal lago si alza, Sontacchi in rete, si libera magnificamente sui 6 metri Gabriele Sontacchi che poi dà il cambio ad Argentin. Molto bene qui il Bressano in attacco, Gabriele Sontacchi, anche per lui ormai si sprecano le parole. Sì. Ha fatto l'esordio in questo secondo tempo, già contro il Cassano mi era piaciuto tantissimo, ha migliorato molto la velocità nel girarsi verso la porta, nel cercare la posizione giusta, nel limitare gli errori che a 17 anni senz'altro gli permettiamo di fare. Ma mi è piaciuto subito il Bressano perché a differenza della fine del primo tempo ha proprio fatto quello che ci aspettavamo con dei cambi di velocità bellissimi. È stato proprio dal lago a cambiare il giro di palla e poi con dei passaggi lunghi da ala a ala siamo riusciti a far correre la difesa e a trovare la soluzione. Questo è quello che dobbiamo fare, anche perché il tiro da fuori ce l'ha solo Dainese. Tra l'altro Dainese oggi precisissimo, il 100%, 4 su 4, a differenza che nella partita contro il Cassano dove ha fatto una buona partita soprattutto difensiva. E noi dobbiamo continuare a fare quello. I terzini devono stare molto larghi, dar spazio a Dantino per l'uno contro uno, come sta facendo adesso. Cerchiamo la volante, cerchiamo una roba un po' complicata adesso. Palla al fondo. Tentativo fallito di volante, Di Maggio non arpiona il pallone qui, riparte subito veloce, il Fondi, poi fantastica la conclusione di Cascone, meno fortunata, però la traiettoria che colpisce la traversa. Si riparte allora dal 14-9, Dantino finta di tiro, viene poi trattenuto da Cascone. Continua però il gioco, ancora Di Maggio, coperto da Zanghirati, quindi cerca il passaggio dal lago. Ancora Dantino. Parte Sontacchi, solito schema per il Bressano con Dainese che va, cerca il passaggio Sontacchi. Dainese invece tenta la conclusione, parata. Molto bene la Voliovac, qui Vulic come un treno, trova però lì a fermarlo ancora una volta Alessandro Dallago. Oggi veramente monumentale in difesa Alessandro Dallago. Sì, in difesa mi è piaciuto tantissimo, ha limitato certi errori,
ma tutta la squadra mi sta piacendo, soprattutto in difesa. Prima gliel'ho tirata da Inese, primo tiro sbagliato, tra l'altro un tiro sotto fallo secondo me. Comunque palla lui, palla da Inese, molto deciso oggi il terzino italo-ungherese. Ora vediamo di avere la pazienza che chiede mister Fusina, infatti Dall'Ago molto bravo a dire di star calmi, allargare i terzini. Questo è un gioco che mi piace moltissimo e che piace molto a mister Fusina. Vediamo se darà i suoi frutti. Ora dobbiamo accelerare che siamo quasi sotto passivo. Palla Pascal Dantino, uno contro uno, palla per Sontacchi e rete! 2-2 per Gabriele Sontacchi, infallibile sulla linea dei 6 metri. 18 anni ancora da compiere, ma quanta esperienza per Gabriele Sontacchi. Lì sembra un veterano. Si alterna poi in difesa con Argentin, il colosso di Vittorio Veneto. Poi Arena, Vulic, che perde palla. Attenzione qui, Danese trattenuto da Pennacchio. Effettua però preventivamente il passaggio a Dantino, poi Di Maggio con calma, adesso il Pressano per l'azione del possibile più 7, un più 7 che il Pressano sta accarezzando ormai da diversi minuti, ma che non riesce mai ad ottenere. Dall'Ago per Dantino, si alza e poi volante perfetta, il passaggio di Di Maggio viene arpionato da Danese, che poi con nonchalance l'appoggia in porta, beffa Maxim Voliuvac. Qui adesso dall'ala Zanghirati, ma parlavamo del colosso di Vittorio Veneto, ma in porta c'è un altro colosso da Salonicco, c'è Nico Loizos, come direbbe la mia professoressa di greco del liceo, Kalos Kagatos, Nico Loizos. Qui altra varata di Loizos. Francesco, te che stai tenendo il conto ormai? Sì, qua mi trovi impreparato sulla lingua greca, poi mi spiegherai. Già hai fatto una grande performance nel finale della partita contro il Cassano. So di una richiesta di un certo signor Renzi per delle lezioni di inglese e non dico altro. No, due parole su Argentin. Hai ragione Gianmarco, se noi riusciamo a fare questo gioco in attacco lo dobbiamo esclusivamente alla grandissima difesa che sta tenendo su Andrea, migliora di partita in partita, letteralmente un altro giocatore da quello che abbiamo visto negli anni scorsi. Ha preso consapevolezza, ce l'ha mano lui la difesa con Dainese, sta creando una bellissima difesa nel posto centrale. Nel frattempo altro time out chiamato nuovamente da Giacinto De Santis dopo 7 minuti e 49 secondi. Pressano che non riusciva a raggiungere le 7 reti di divario, adesso addirittura più 8, 17-9. Un punteggio che adesso inizia ad essere veramente pesante, un gap difficilmente recuperabile nella palla a mano, però non si sa mai. Ma in questo momento il Fondi non sembra avere le armi per poter raggiungere Pressano. No, sono abbastanza convinto. Adesso sicuramente il Fondi mi smentirà clamorosamente, mister De Santi ci crede e fa bene a crederci. Non, questi gol a 23 minuti dalla fine non sono proprio niente, vi assicuro, a palla a mano. Se una squadra smette di giocare sono recuperabilissimi. Mi sembra però oggi il Pressano che sia molto in palla. Ora è entrato Fadanelli, giusto cambio, giusto da spazio a lui e a Matteo Moser, l'eroe della partita con il Cassano. E mister Fusina, io credo che in cuor suo stia già pensando alla partita di sabato con il Fasano. Adesso spero di non essere smentito. E ancora Fondi in attacco, la palla nelle mani di Ivan Vulic, lui cresciuto in Croazia, giocato addirittura in Seha League con la maglia del Nexe, anche presenza in Challenge Cup nazionale juniores croato, approdato quest'estate al Fondi. Ancora Pennacchio,
Arena. Risale Pennacchio, però Arena cerca il passaggio a Vulic. Qui sospensione per Danese. Pressano con un uomo in meno adesso, Francesco. Pressano con un uomo in meno, vediamo come ci sistemiamo in 5-0, senz'altro. Però vedo che sempre Dallago tiene sempre la posizione aggressiva su Marquez, probabilmente non vuol fare partire, e prendiamo qualche rischio su Vuic. Matteo Moser alle prese con un cliente scomodo, Daniele Ponticella. Il suo blocco favorisce poi l'ingresso di Luigi Arena, che va a siglare il decimo gol rossoblù. 17-10 adesso il punteggio. Extra player per il Pressano, entra Sontacchi al posto di Loizos. Nel frattempo Arena chiede che venga interrotto il gioco, poi cambio con Cascone. Qui bellissimo il gesto del Pressano, che si ferma per consentire il cambio. Qui quando l'arbitro non ferma il tempo, bisogna fermarsi, non è questione di non ci sono nessun problema qua alla pallamano, e anche questo la sportività innanzitutto. Ora vediamo Fadanelli che organizza l'attacco del Pressano, siamo in extra player, attenzione, palla da Lago che aumenta, Argentin come terzino sinistro, ha fatto ruotare un po' tutta la squadra mister Fusina. Vediamo che Fadanelli cerca un attacco verso il centro, dobbiamo ancora allargare anche se siamo uno in meno. Palla Fadanelli che libera Dallago, che aveva un angolo stretto e non riesce a metterla dentro, era molto difficile qua il tiro, palla al fondo. Appoggio morbido di Dallago, cerca un pallonetto che però termina sulla parte alta della porta. Qui Di Benedetto insiste, Vulic, ancora Di Benedetto, cerca Pennacchio, Vulic, molto contratto il Fondi, si accentra, fa un po' il gioco del Pressano qui Francesco, poi Loizos para, ma qui c'è una bellissima rete di Francesco Cascone, lui che è abituato a fare questi gol, lui che a Gaeta veniva definito da Pancito Lombardi craccone, perché aveva sempre una soluzione, aveva il coniglio dal cilindro, pescava qualsiasi cosa. Un giocatore fantastico, un jolly utilizzato molto da Giacinto De Santis. Pensa, ha approdato quest'anno al Fondi, per lui un ritorno dopo una stagione alla corte di Vincenzo De Santis e già vice capitano della formazione rossoblù. Fadanelli per Dallago. Dallago trova Di Maggio, da lì non sbaglia. 18-11, sempre più 7. Sono già trascorsi 11 minuti e 40 secondi da quando è cominciato il secondo tempo. Una ripresa anche questa di marchio giallo-nero. Cerca di arginare l'offensiva il Fondi, ma ovviamente dovrà anche segnare. Vedremo se Vulic riuscirà. Qui la palla viene deviata da Argentin, poi finisce nelle mani di Pennacchio, che trova la parte posteriore del corpo di Nicoloizos, che poi lancia Di Maggio, che tutto solo davanti a Volivac segna anche dal versante opposto, lui che è mancino. Non sbaglia, 19-11. Sempre Fondi in attacco con Vulic. Di Benedetto che cerca Marquez, versante sinistro di stampa argentina. Marquez, Di Benedetto, poi la palla finisce in mani da Lago. Moser tutto solo davanti a Volivac, lui ha fatto 4 su 4 col Cassano, trova anche la prima rete al primo tiro, Matteo Moser. 20-11 più 9, cartellino del timeout in mano per Miss De Santis, che incita i suoi insieme a Daniele Ponticella. Ovviamente adesso gli animi del Fondi diventano un po' più cupi, il più 9 è
un passivo troppo pesante. Poi se ci si mette anche Nicolò Izzos è veramente difficile recuperare. Marquez, qui Vulic non afferra al primo tentativo il pallone, però riesce a tenere la palla, ancora in attacco il Fondi, si riscalda Nicola Moser, ancora Di Benedetto, ancora un anticipo di Dallago, fantastico, Argentin, poi a campanile per Dainese, rete, 21-11, adesso il vantaggio dei gialloneri raggiunge la doppia cifra e Giacinto De Santis ferma il gioco perché adesso veramente è dura per il Fondi. Francesco, quali sono state le armi del Fondi, del Pressano anzi, che hanno consentito di allungare così tanto? Adesso 10 reti, la partita è praticamente quasi in cascina quando mancano poco meno di 17 minuti al termine della contesa. Ma te, Gianmarco, hai ragione. Io soprattutto mi dimentico di una cosa: noi abbiamo una grandissima difesa in questo secondo tempo, mi piace particolarmente, abbiamo giocato bene anche in inferiorità numerica, ma abbiamo soprattutto un grandissimo portiere, è uno spettacolo vederlo, la posizione sua dell'ala, io raccomando ai giovani portieri di guardarselo, è eccezionale, dall'ala è difficilissimo trovarlo fuori posizione, guardatevi l'ultima parata nella partita col Cassano, la parata, subito l'occhio dove è andato a vedere dove c'è il pallone, il rilancio ad Dallago, è uno spettacolo vederlo questo portiere, e soprattutto devo dare atto a mister Fusina, un altro cambio, entra Nicola Moser, anche lui è entrato gli ultimi 15 minuti col Cassano e si è fatto sentire soprattutto in difesa, da secondo può dare finalmente un po' di fiato a Dallago, e questi sono cambi fondamentali in vista delle prossime partite del Fondi. Che dire, io vedo degli ottimi giocatori soprattutto a livello tecnico, poi non è facile giocare fuori casa, probabilmente sono arrivati oggi, hanno tutto il viaggio, è comprensibile. Fadanelli in attacco, Moser, Nicola per Di Maggio, ancora Nicola Moser, Fadanelli, Nicola Moser che dà il cambio, quindi cede il posto ad Alessandro Dallago. Si alterneranno in un cambio attacco-difesa, Alessandro Dallago e Nicola Moser, Fadanelli, c'è Matteo Moser tutto solo, ma Dainese conclude, trova sulla sua strada però Maxim Voljuvac. Adesso il rischio è che le squadre si fermino, che il Pressano si adagi un po' sul velluto, mentre il Fondi cercherà comunque di diminuire il gap. Accennavamo prima al fatto che il Pressano nel prossimo match affronterà il Fasano, sconfitto sabato scorso dal Fondi, mentre c'è un crocevia di incontri perché il Fondi, ironia della sorte, affronterà domenica 24 il Cassano Magnago, sconfitto domenica dal Pressano. Adesso subito contropiede, arpiona Matteo Moser, rete, fischiano l'invasione gli arbitri. Non è assolutamente d'accordo la panchina giallonera. E dall'ala Alessio Miceli cerca la conclusione. Ci mette le mani Nicolò Izzos, che poi si gira perché la palla lo aveva oltrepassato, ma viene deviata, quindi compie un giro che non gli permette di insaccarsi. E allora sempre Pressano che attacca al 46esimo minuto di gioco, 21-11 il parziale. Dallago, Fadanelli, Vulic che esce. Sono tacchi. Fadanelli, parte Sontac, attenzione Dallago, partito anche Di Maggio che si mette in doppio pivot e si trascina un po' la difesa, lascia tutto lo spazio ad Alessandro Dallago per andare a concludere, conclusione favorevole, 22-11 adesso. E ancora una volta a sbarrare la strada al Fondi è Nicolò Izzos,
che adesso si alterna con Simone Facchinelli, anche lui del vivaio giallo-nero. Qui Fadanelli cerca Sontacchi, trova però il piede di Marquez, quindi dai 9 metri riparte il Pressano con Sontacchi. Adesso si alza a difendere il Fondi Francesco, c'è Cascone su Fadanelli, molto alta anche il resto della squadra. Cioè, qui Di Maggio aveva un po' cincischiato Fadanelli, aveva colpito il pallone con i piedi, giusta la decisione degli arbitri che fanno cambiare il possesso, palla in favore del Fondi, Marquez fermato da Nicola Moser. Si alternano adesso Vulic e Di Benedetto. Vulic che sembra anche un po' affaticato. Marquez. Sempre Marquez per Di Benedetto, che va ad occupare la posizione di terzino sinistro. Marquez, c'è Cascone, Cascone. Ancora Arena per Di Benedetto. Qui veramente come un toro. Piero Di Benedetto. Di Benedetto che viene redarguito da Giacinto De Santis, che gli chiede di attaccare Arena. Ovviamente questo possesso prolungato, che in questo caso si tramuta in gol del Fondi, è un po' inutile perché il Fondi adesso deve recuperare reti, quindi rimanere troppo tempo in attacco significa perdere tempo prezioso. Sì, ma lo stesso, il Fondi deve trovare un gioco. Io, piuttosto che accelerare e continuare a gettare via palloni o a far prevalere la difesa, vedrai che con calma riescono a fare delle azioni positive. Vorrei dirti che in campo ci sono 5 ragazzi delle giovanili del Pressano, più Dainese e più Di Maggio. Fadanelli che buca la difesa e realizza la prima rete. Sono molto contento che in porta sia entrato Simone Facchinelli per far vedere anche il suo valore alle spalle di Nicolò Izos. Non si può altro che imparare. Vedrete che anche questo giovane è molto valido. Un Pressano Young, quindi Francesco, ben 5 i prodotti del settore giovanile, 5 validi ragazzi che stanno dando il loro contributo prezioso alla causa giallonera. Matteo Moser praticamente infallibile al tiro, Fadanelli futuro centrale di questa squadra, futuro titolare, Nicola Moser che in difesa è veramente un mastino, Simone Facchinelli che copre la porta e Gabriele Sontacchi una certezza lì al centro sui 6 metri. Marquez con disinvoltura poi trova Simone Facchinelli. Primo intervento per Simone Facchinelli. Marquez per Di Benedetto. Il vice Valerio Pinto consiglia coach De Santis. Qui non va l'attacco del Fondi. Fallo in attacco e quindi con calma Pressano. Sontacchi viene trovato da Di Maggio, qui difesa totalmente distratta, erano forse con la testa già al prossimo match i rossoblù e Sontacchi si gira, fa quel che vuole, aveva anche il tempo di bersi una cioccolata calda e con questo freddo Francesco è l'ideale. Ma soprattutto per un giovane di 17 anni avere, ti assicuro che non è facile, avere la visione del pallone quando ce l'ha in mano anche un'ala non è proprio così scontato e mi fa molto piacere con giovane, anche se adesso prende i 2 minuti perché deve crescere, i 2 minuti ci sono, però è un gesto tecnico molto 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 positivo, avere la prontezza di avere gli occhi, poi quando la palla ce l'ha Di Maggio, se non lo guarda Di Maggio lo manda a quel paese e c'ha ragione. Ora vediamo di difendere anche uno in meno. Prima mi sono molto piaciuti uno in meno in difesa. A te Gianmarco. Forse avevi ragione perché
uno in meno, il Pressano difende anche meglio. Qui la palla in realtà è stata scagliata molto, ma molto fuori dalla porta. Nel frattempo effettuano il loro ingresso anche Chistè e Gazzini. Gazzini che è un pivot, prende il posto di Sontacchi, qui Nicola Moser fa vedere che non è un massino solo in difesa ma che può essere utile anche in attacco e segna quella che è la rete numero 25. Nel frattempo cambio in porta anche nel fondi, esce Voliuvac, entra Luca Macera, anche lui Gaetano, c'è un blocco bianco-rosso praticamente nel fondi, qui nel frattempo segnano proprio gli ospiti rosso-blu. 22 e 22 della ripresa, 25-13, ormai il Pressano può apprestarsi a festeggiare quella che è la quarta vittoria consecutiva. Bolzano, Molteno, Cassano, Fondi, 8 punti su 8. Adesso Matteo Moser, punti preziosi che consentono in questo momento al Pressano, con una gara in più, di superare il Bolzano in graduatoria, quarta posizione, e adesso con una combinazione di risultati il Pressano potrebbe anche arrivare terzo in classifica, perché basterebbe una vittoria sabato a Fasano e la concomitante sconfitta del Siena col Bressanone per far sì che Gialloneri e Toscani arrivino a pari punti al termine del giro d'andata 20. Ma con la formazione di Sandro Fusina che ha dalla sua lo scontro diretto, quel 28-27, quella palla sprecata da Krasnik Kasa che l'ha buttata praticamente sui banner pubblicitari quando mancavano poco meno di 3 secondi, un successo disperato anche quello per il Pressano che perdeva di ben 3 reti quando mancavano meno di 5 minuti, che ha saputo ribaltare con la solita tranquillità, concentrazione, attitudine, una partita che sembrava persa, smarrita, e invece l'ha saputa riportare sui propri binari. Adesso altro time out, 25-13 il risultato, mancano esattamente 6 minuti e 37 secondi, si invola al successo il Pressano. Rientra in campo il Fondi, qualche secondo di riposo in più per i gialloneri. E adesso il Pressano è veramente made in Pressano, perché sono 7 su 7 i lavisani schierati in campo. 7 prodotti della cantera giallonera, e Francesco, te che li conosci tutti molto bene. Sì, volevo precisare per la correttezza che Alberto Gazzini proviene dal Mori, bisogna dare atto che la società del Mori ha lavorato molto bene, sono diversi anni ormai che è qua a Pressano, è un pivot anche lui con dei movimenti molto interessanti, lo vedrete, e anche in difesa si fa rispettare. Alla destra invece è entrato Marco Chistè, sempre prodotto dalle nostre giovanili, vediamo come si comportano questi giovani, perché non c'è sempre la fortuna di giocare in Serie A per così tanti minuti. Qua Simone Facchinelli aveva chiuso molto bene, ma il tiro era sotto fallo, il tiro di Marquez. Ora attacca il terzino destro, sale l'ala, palla Marquez, fallo. Vediamo di concentrarsi in questi minuti, sono molto importanti per questi giovani, vi assicuro io. Li vedo molto concentrati ed è giusto che sia così. E qua Simone Facchinelli compie la sua terza parata. Molto bene, bravi ragazzi a non mollare. Vai Gianmarco. 26-13, 13 reti di scarto. Adesso il Pressano attacca con i suoi giovani,
dà loro fiducia a Sandro Fusina. È importante qui la volante, Matteo Moser colpisce l'incrocio dei pali, ma recupera il palla in fondi il Pressano, poi la recupera il Fondi, però Marquez poi da solo Di Benedetto trova la conclusione. Primo errore dopo 7 tiri per Matteo Moser. Sarebbe stato un gesto tecnico straordinario e sicuramente ci avrebbe fatto svalvolare Francesco. Sì, per l'ennesima volta quest'anno, già per 3 partite siamo proprio svalvolati, come dici te. Palla Marco Chistè che infila dall'ala destra, vedete gesti tecnici non facilissimi. Comunque aver qua così tanti campioni, da Giongo, da Dall'Ago, da Di Maggio, è impossibile non imparare. Avete visto prima il gioco della volante sul lato sinistro. Sicuramente questi ragazzi li subiscono tante volte in allenamento quando difendono su questi, tra virgolette, vecchietti. E a forza di difendere si impara anche ad attaccare. Match che potete poi godervi anche sulla pagina Facebook della Palamano Pressano grazie alle interviste post partita ad opera di Luca Zarra e agli scatti di Federica Sontacchi, che sta immortalando le azioni più belle di questa partita che vede il Pressano in vantaggio 27-14. Palla in mano, Moser trova il cugino Nicola che da lì non sbaglia, punisce Luca Macera, 28-14. Addirittura adesso il Pressano ha doppiato il Fondi nel numero di marcature, 28-14. Marquez per Arena. E qui grandissima la rete di Marquez, Fernando Marquez. Nuovo acquisto che comunque ha dato un po' un'impronta alla sua nuova squadra. Sì, l'ha ben figurato, mi è piaciuto molto. E poi pensando che il Fondi, insomma, parecchi giocatori non sono potuti venire in questa trasferta, non è proprio negativo tutto quello che hanno fatto oggi. Secondo me hanno tutte le carte in regola per dire la loro in questo campionato. E ancora Marquez che si lascia in una velleità, sarebbe stato anche questo un bel gol, però il suo pallonetto è fuori misura e termina anch'esso, come nella precedente azione di Alessandro Lago, sopra la parte alta della porta. E attenzione perché ancora Pressano in attacco, mancano solamente 2 minuti adesso, 2 giri di lancette, vedremo cosa accadrà in questi ultimi 120 secondi. Fadanelli cerca Sontacchi che viene poi abbattuto sui 6 metri, Marquez in contropiede per la rete del 28-16, scende a solamente 12 reti il vantaggio del Pressano. 28 minuti e 20 secondi sul tabellone. Trascorrono anche questi ultimi istanti di gioco, una partita che il Pressano ha veramente vinto in scioltezza, sempre in totale dominio e controllo di questo match. Matteo Moser, 2 errori prima, adesso la rete che riscatta. Quindi 29-16, qui favoloso Gabriele Sontacchi, alza le braccia e alza a campanile questo pallone. Solamente 60 i secondi rimanenti da giocare. Probabilmente ultimo attacco del Fondi. Ci ragiona su. Attenzione. Parte Miceli, si invola. E con un tiro supera Simone Facchinelli. 29-17. 40 secondi al termine del match. Si sposta Sontacchi, si posiziona tra il primo e il secondo nel versante destro della difesa fondana. Moser, Fadanelli, esce Sontacchi per Nicola Moser che la passa al cugino Matteo. Attenzione, Fadanelli per Moser, mancano 15 secondi. Ultima azione del match. Siamo qui agli sgoccioli. Attenzione, Moser
doppio palo, incredibile cosa accade. Matteo Moser praticamente li colpisce tutti. Finisce qui al Palavessi, il Pressano supera agevolmente la Banca Popolare di Fondi, 29-17. Un'ultima battuta, Francesco. Seguiteci, la prossima partita sarà una battaglia a Fasano. Restiamo insieme a questi ragazzi che ci stanno regalando delle grandissime emozioni, un campionato sopra le righe, molto meglio di quello che ci aspettavamo all'inizio di questa avventura. Forza Pressano! E si conclude così il match con le due squadre che si salutano nel consueto terzo tempo post partita. Tanti abbracci tra i giocatori che si sono già affrontati nella scorsa Serie A Beretta. Non è stato disputato il match di ritorno a Fondi perché il campionato è stato interrotto a causa della pandemia di Covid-19. E noi ne approfittiamo per salutarvi qui sulle note di Bello Risongi di Claudio Coccoluto, che DJ Branda ha messo in console. Con l'urlo del Pressano, Gianmarco Diralongo vi saluta e vi dà l'appuntamento al prossimo match della Pallamano Pressano, che verrà commentato dagli amici della Acqua e Sapone Junior. 23 gennaio, l'appuntamento è sabato al Palazzizzi di Fasano, si affronteranno l'Acqua e Sapone e la Pallamano Pressano Castel di Trento. Un saluto qui dal Palavisse, buona serata e buona pallamano a tutti.